Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario, ci siamo qui in un nuovo vlog. Allora, oggi volevo parlarvi di una cosa un po' importante, diciamo. Le recensioni, dove sono finite? Sono un bel po' di tempo che non le carico, anzi, in uno scorso vlog vi avevo detto che le avrei riportate, ma poi non l'ho più fatto. Semplicemente perché dopo, più o meno, 6-7 mesi che porto le recensioni, mi è venuto in mente che forse, proprio un dubbio microscopico, però mi è venuto in mente che forse fare recensione episodio per circa 160 episodi non è una genialata. Diciamo che poi le cose vanno anche a rilento, no? Quindi si perde un sacco di tempo di sto passo, finisco nel 2063. Magari mi è venuto in mente un'idea un po' più pratica, magari i video saranno più riassuntivi, però sarà molto più efficace, molto più veloce. Quello che vi sto dicendo è che ho in mente di recensire stagioni intere. Di JoJo farei 6 video, farei la prima parte, anche se l'ho già finita episodi, però mi sembra giusto anche portare la recensione intera, no? Poi la seconda, la terza parte, Stardust Crusaders, divisa in due parti, poi quarta e quinta parte, più 4 video sulle OVA di Rohan Kishibe. Parlando di One Punch Man, invece sarebbero comunque 2 video per le 2 stagioni. E invece, credo siano 6 le OVA. Parlando di Warrior, non ho ben in mente se fare un intero video, perché comunque la serie sono tutti episodi a 50 minuti. E poi sono un po' difficili da riassumere, infatti per il primo episodio ci ho messo 7 minuti circa nel video finito. Per questo non so se fare 2 video da 5 episodi l'uno o un video tutto insieme. Però uscirebbe molto, ma molto lungo, quindi io penso che farò dall'1 al 5, poi dal 6 al 10. Poi magari con questo metodo riesco molto a velocizzare, a finire molte serie insieme, magari quando escono le nuove stagioni, visto che sarà un episodio a settimana, ve lo porterò settimanalmente. E poi quando la serie sarà completa vi porterò la recensione completa, a parte Warrior che come vi ho detto la divido in parti. Così facendo sarò molto più libero di caricare anche altro e sarò libero di portare anche altre serie recensite. Ovviamente questa qui è una cosa definitiva, non è una cosa che vi chiedo, è una cosa che farò sicuramente, quella di portare le stagioni intere, perché Loki ma che cosa definitiva questa che porterò, non è un dubbio, quindi è molto più comodo per me, quindi porterò stagioni intere. No, 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 Loki, Loki, io l'ho già vista sta scena, Loki, per favore, eh. Quello che vi dicevo è se portarvi solo le stagioni oppure una volta finite le stagioni magari portarvi comunque episodio per episodio. Questo lo deciderete voi. Poi ragazzi, un nuovo annuncio da fare. Quando uscirà Jujutsu Kaisen, l'anime, io ve lo porterò episodio per episodio appena usciranno gli episodi sottotitolati in italiano, il giorno dopo oppure giù di lì, entro 2 giorni, vi porterò subito la recensione. Quindi ragazzi, restate sintonizzati. Quindi ragazzi, era questo di cui volevo parlarvi nel vlog di oggi. Venerdì ci vediamo con un nuovo video di My Hero Wants Justice, quindi restate sintonizzati. E niente, se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ragazzi!